Questo video è nato per presentarvi lui. Finalmente è arrivato, dopo tantissimo tempo che lo stavo aspettando. Vi presento lo zaino della Gomatic, che a mio avviso è la combo perfetta tra il lavoro e il giornaliero. Infatti si presenta come uno zaino ricco, ricco, ricco di funzionalità. E oggi, beh, lo andiamo a riempire insieme, visto che nel mentre vi faccio vedere che cosa porto io nello zaino. Col tempo ho imparato qualche skill da avere sempre dentro lo zaino che mi salvano in ogni situazione, quindi oggi ve le voglio mostrare. Cominciamo col farvi vedere la parte più bella, secondo me, di questo zaino, il dietro. Nel dietro presenta queste tragolle che sono spettacolari sulla schiena, con ovviamente il gancetto per poterselo legare, e poi uno scomparto laterale in cui si può inserire ad esempio dei fogli, come in questo caso, o un quaderno, oppure il computer. Si può aprire per intero. Questa è, diciamo, la parte posteriore dello zaino, in cui abbiamo da un lato due tasche in cui si possono inserire diversi oggetti, e questo che è un blocco che si può togliere, in cui tendenzialmente metto le cose per registrare. Poi qua abbiamo appunto la nostra parte posteriore che si può togliere. Ci sono i bottoni qua che si può tranquillamente togliere. Può fare questo giochino qua per raccogliere le cose che ci sono dentro. Detto questo, chiudiamo qua. Ha due tasche laterali magnetiche e poi si passa alla parte superiore. Ha questa tasca che appunto si apre in questo senso, in cui si possono inserire le cose. Qua sopra ha un altro taschino in cui mettere tipo magari le chiavi, gli auricolari e quant'altro. E infine ha due taschini qui lateralmente per potersi inserire le più piccole cose. Prima di andare avanti con il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento e noi proseguiamo con la nostra presentazione. Tempo di andarlo a riempire. La prima cosa che per me ha senso andare a riempire sono questi due ripiani qua. Sono appunto dei taschini quadrati in cui tendenzialmente quello che io ho pensato di metterci sono questi. Nel taschino superiore ho pensato di inserirci tutte quelle parti che utilizzo per pulire. Molto piccole, salvano sempre. Soprattutto in questo periodo che il clima non sai mai se è bello, brutto, ventoso, polveroso o quant'altro. Un altro oggetto che tendenzialmente tengo dentro lo zaino sono questi piccoli panni umidi che sono monouso. Non possono mancare ovviamente i tappini, sia della videocamera che della lente. Quello che io chiamo capelli del microfono della videocamera. Poi nella parte inferiore vado a inserire hard disk, dei cavi di ricarica con il corrispettivo adattatore per le prese, poi altra cavetteria varia come adattatori per il microfono o quant'altro. Poi abbiamo questo, lo scomparto rimovibile, nel quale appunto vado a inserire tutte le cose che utilizzo per registrare. Abbiamo intanto la tracolla, torna sempre utile avercela dietro, il caricabatterie con una batteria di ricambio, un power bank, il nostro spruzzino per pulire e togliere la polvere, senza questo non saprei dove andare, e un filtro ND. Non è tantissima la roba che io essenzialmente mi porto dietro, però è l'essenziale. Ok, e infine andiamo a inserire quelle che sono le cose che tendo ad utilizzare tutti i giorni e che mi tornano utili veramente tanto. Cominciamo con quello da mettere nella tasca piccola. Qui io tendenzialmente ci tengo le cose veramente che uso molto più spesso, come ad esempio le bacchette, che a ogni pasto le tiro sempre fuori, le chiavi di casa, che non possono mai mancare, un piccolo profumo portatile e le mie amate cuffie, con cui non giro mai senza. Poi abbiamo detto che ha due taschini laterali, quindi io andrò a inserire in uno un piccolo accendino e delle salviette umidificanti. Nella tasca grande, beh, di solito io metto l'assuccio, gli occhiali, un mini tablet, un quadernino su cui annoto sempre le cose, poi, beh, il portafoglio, che non può mai mancare, fazzoletti, e cosa che ogni ragazza dovrebbe avere all'interno dello zaino, la pochette salvavita. Ed ecco a voi il mio zaino di tutti i giorni. Quindi niente, il video finisce qua e noi ci vediamo alla prossima. Bye!